studiate scientificamente il TG dello spazio e della scienza. Osservate per la prima volta antiche stelle sconosciute. Il cuore della Via Lattea custodisce ancora qualche mistero della nostra galassia. Non conosciamo i dettagli né dell'origine né dell'evoluzione. Per questo è importante continuare a scrutarla. La più recente scoperta è quella di una dozzina di stelle antiche risalenti a più di 10 miliardi di anni fa, proprio al suo centro. Gli astronomi hanno utilizzato il telescopio infrarosso Vista nell'ambito di una survey dell'ESO e hanno così scovato le stelle del tipo RR Lire. La scoperta indica che i resti di alcuni antichi ammassi globulari sono spersi nel rigonfiamento centrale della Via Lattea e diventano così un forte indizio per la teoria dell'evoluzione della galassia, che prevede che il rigonfiamento centrale fosse composto in origine da alcuni ammassi globulari che si sono fusi. Le malattie degli astronauti marziani. Il viaggio degli uomini verso Marte si farà. Quello che è ancora da decidere è come difendersi dalle mille insidie che gli astronauti dovranno affrontare lungo la strada che li porterà sul pianeta rosso. L'ultimo studio è stato pubblicato su Scientific Reports e riporta i risultati di un esperimento condotto su un gruppo di topi bombardato da raggi cosmici paragonabili a quelli che colpirebbero i terrestri in avvicinamento a Marte. Le notizie non sono buone. Si rischiano ansia, depressione, problemi di memoria e anche ridotte capacità decisionali. In parte si sapeva già. La triste notizia è che i danni monitorati sono a lungo termine e non a breve termine come si pensava inizialmente. La NASA premia lo scatto italiano per il suo Picture of the Day. Siete anche voi degli appassionati dell'account Instagram Picture of the Day della NASA? Allora non può esservi sfuggito che la foto del giorno, scelta il 7 ottobre dall'agenzia statunitense, era Made in Italy. Si tratta di uno scatto che ritrae la galassia a spirale M33, detta anche galassia triangolo. Dista da noi circa 3 milioni di anni luce ed è una culla per numerosissime stelle, tutte giovani e molto massive. Il loro colore è rossastro, spiega la NASA, perché la radiazione ultravioletta emanata dalle stelle ionizza l'idrogeno circostante. Gli autori dello scatto, da quasi 4.000 like, sono Danilo Pivato e Jimmy Ratto. Da Roma a Dubai, la Sapienza compete per la prima casa domotica a energia solare. L'Università Sapienza entra a far parte del ristretto gruppo internazionale di 22 atenei che per 2 anni competeranno al Solar Decathlon Middle East 2018 di Dubai, con l'obiettivo di progettare e realizzare in scala reale il miglior prototipo di abitazione sostenibile ed energicamente autosufficiente. A partire da novembre, i circa 50 studenti Sapienza, protagonisti della competizione, cominceranno a lavorare alla loro casa presso il centro CEFME CTP di Pomezia, sotto lo sguardo attento del loro coordinatore Marco Casini, docente di tecnologia dell'architettura e di certificazione ambientale degli edifici presso la Facoltà di Architettura. L'appuntamento con le news finisce qui, vi lasciamo, come di consueto, con il nostro spazio dedicato all'approfondimento. Il conto alla rovescia è quasi scaduto. Mercoledì 19 ottobre il lander europeo Schiaparelli toccherà la superficie di Marte. Il vecchio continente arriva sul pianeta rosso con uno strumento a supervisione italiana alto 1,80 m per 600 kg di peso. Schiaparelli, così chiamato in onore dell'astronomo Giovanni, atterrerà nella regione chiamata Meridiani Planum, che si trova nell'emisfero sud in prossimità dell'equatore. Schiaparelli è un vero apripista, è suo il compito di fornire dati per lo sviluppo di tecnologie utili alle future missioni su Marte, comprese quelle umane. Il 16 ottobre il lander si staccherà dalla sonda madre e viaggerà in solitaria per 6 milioni di chilometri. Un viaggio che durerà 3 giorni e che lo porterà mercoledì 19 ad entrare nell'atmosfera di Marte. La discesa durerà appena 6 minuti. A proteggere Schiaparelli saranno uno scudo per il calore, un paracadute e una struttura resistente agli urti violenti. Non appena toccato Marte, Schiaparelli si metterà subito al lavoro. Il lander resterà in vita solo pochi giorni. Il suo compito, oltre quello di testare tecnologie di entrata in atmosfera, discesa e atterraggio, è quello di catturare immagini e rilevare le condizioni meteorologiche marziane. Sarà particolarmente interessante questa attività perché ad attendere Schiaparelli ci saranno delle tempeste così violente da avvolgere il pianeta nella polvere. E proprio la polvere può celare tracce interessanti sulla composizione geochimica del pianeta.
Il lavoro di Schiaparelli si basa su un kit scientifico privo di una macchina fotografica extraterrestre. Per le immagini avrà con sé una camera dell'ESA leggera da poco più di mezzo chilo, ottenuta rimodernando lo strumento che era a bordo di Herschel e Planck e che aveva il compito di fotografare il momento di distacco dei due moduli. Sarà questa camera a produrre 15 immagini in bianco e nero durante la discesa di Schiaparelli, utili per ricostruire la traiettoria seguita dal lander. Sarà ripresa anche l'area di atterraggio per poi poter individuare con precisione millimetrica il punto esatto, che lo ricordiamo ricade in un'area ellittica di 100 km per 15. La camera inizierà a lavorare quando mancheranno circa 3 km all'atterraggio. Schiaparelli fa parte della missione ExoMars, nata dalla collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella russa, con un'importante partecipazione italiana. È una missione articolata in due parti. La prima è quella iniziata il 14 marzo scorso con la partenza della sonda madre TGO di Schiaparelli. Per la seconda bisogna aspettare il 2018, quando un rover avrà il delicato compito di perforare la superficie marziana grazie a un drill made in Italy.